Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. È iniziato l'evento, tutti lo sappiamo, ci stiamo giocando, valutando quali possono essere gli oggetti da prendere, quelli che potremmo fare a meno per i troni più alti, ovviamente il trono 11, ma in questo video vi parlerò di altro. Riguardo le vostre domande, ho preso domande frequenti che ognuno si pone e chiede nei social, che sia nella comunità italiana e non, specialmente quella globale. Queste sono le domande frequenti e risposte ufficiali del gioco Whistle Castle. Ecco le domande frequenti ufficiali che possono essere usate anche in questo evento. Leggiamo la prima. Il livello delle ricompense aumenterà una volta che la sala del trono sarà stata aggiornata? La risposta ufficiale segue. Dopo l'aggiornamento della sala del trono, il livello cambierà solo per quei livelli evento che non sono stati ancora sbloccati. Una volta sbloccato il livello, la ricompensa non cambierà. Cosa vuol dire? Che se tu passi da trono 7 a trono 8 e non hai spacchettato i bauli o la merce, ti cambierà automaticamente. Però questa domanda io rispondo anche al gioco, è povero, quindi mi dai 5 shard grigie, non me ne faccio nulla. Ma vabbè, passiamo alla seconda domanda. Come puoi completare 4 missioni settimanali? Le 4 missioni settimanali possono essere completate solo con il Golden Pass. Che cosa vuol dire il Golden Pass? O è il silver, argento o l'oro? Li puoi completare avendo comprato il pass. Poi ci sono ricompense che non posso ancora usare: modificatori dell'aspetto dell'eroe, frammenti di reliquia, gettoni Kraken, gemme, eccetera, eccetera. Mi mancheranno? No. Tutte le ricompense che non puoi utilizzare finora, per esempio il trono 6, il trono 7, il trono 5, avranno dei forzieri speciali e in base al livello della sala del trono, in queste ricompense possono essere utilizzate in futuro, cioè quando tu superi il trono 8-9. Puoi utilizzare le reliquie di tutti gli eventi che tu hai collezionato, se sei ancora un trono 876. Chiaro? Questa è la risposta. L'altra risposta è la classifica. La domanda per la classifica. Nella classifica degli eventi, per un particolare livello di sala del trono, c'è un giocatore con un livello di sala del trono più alto. C'è un errore? No. Questo non è un errore. Se un giocatore ha alzato il livello della sala del trono dopo l'inizio dell'evento, rimarrà comunque nella classifica per il livello iniziale della sala del trono. Io non sono d'accordo per questa cosa perché se tu sei un trono 6, e lo vedremo nella slide successiva, vi spiegherò anche il perché. Se io sono un trono 6 e ci pensate, io voglio la skin di Thor in questo caso, è un problema perché i diamanti per comprare 15 livelli o 5 livelli o un livello mi costano un decimo di quanto costano a un trono 11. Quindi questa cosa a me non garba come tante altre. Però, no comment. L'altra domanda: ho acquistato il pass, ma prima avevo già sbloccato diversi livelli di ricompensa. Posso ottenere premi del pass per i livelli sbloccati prima dell'acquisto? Sì, puoi raccogliere tutte le ricompense del pass sbloccate, non importa quanto hai quando hai acquistato il pass, prima o dopo averlo sbloccato. Ok, sempre sul generale, quindi tanti fanno degli errori che passano dal trono 6 al trono 7, si ritrovano che non possono avere le armature o le armi del livello successivo. Ma vabbè. L'altra domanda: come puoi completare la missione Poor Intention? Invio risorse ai miei amici, ma non ha funzionato. Ancora
almeno io o quelli del mio clan, non hanno avuto questa missione nell'evento, ma ci sarà. Che cosa è? La pure intention è quando tu devi mandare i fiori, la cosa quella più economica che puoi mandare per fare l'attività pure intention. Quindi non è una questione di mandare le risorse, quella è un'altra cosa. Questo è di mandare per dire un animale, se lo vuoi mandare, vuoi spendere al tuo amico, eccetera, eccetera. Ma di norma tutti mandiamo i fiori che costano, mi sembra, 25 diamanti per completare la pure intention e fare un regalo per completare la missione, che ci sarà la prossima settimana, non lo so, anche domani, non lo so, perché è una cosa randomizzata. Poi, l'ultima domanda, che è quella più nominata. Se smonto le ricompense del forziere dell'evento, posso ottenerle di nuovo dalle casse dell'evento? Sì, è possibile, però, se noi ba ci basiamo su questo evento, qui la domanda dovete stare attenti a leggerla. Dal forziere dell'evento, quindi quello che è all'interno del forziere, che è il monte, l'anello, l'amuleto, se li distruggi perché non vi piacciono le cavità delle gemme, li potete ritrovare nei bauli successivi. Ma le armature che ci sono nella linea, se tu le distruggi, hai perso l'arma o l'armatura. Quindi solo in questo evento puoi riavere anello, amuleto. L'artefatto è sempre uguale, quindi perché lo devi distruggere? Quindi questa è la domanda e risposta fatta da me. L'ultima domanda: ci saranno altri 3 giorni simili ad altri eventi? Sì, ci saranno post più dettagliati 24 ore prima della fine dell'attività, ma ve lo dico adesso, ci saranno 3 giorni in più per spendere diamanti per concludere l'evento. Ma se voi vedete quando comprate il pass e andate dove ci sono i diamanti e vedrete la scritta pass gold o silver, vedrete che non è 17 giorni per dire, ma sarà 21 ancora, perché ci sono i 3 giorni di bonus che vi darà automaticamente il pass. Inoltre, per chi non ha comprato il pass, il gioco ogni volta che entrerete in game vi ricorderà di andare nell'evento, vi comparirà questa schermata. Ci provano sempre, ma molti di voi hanno già preso il pass, che potenzialmente per me, a mio parere, è il migliore, quello base, quello argento, visto la scarsità di oggetti e risorse di questo evento. Ma vabbè, no comment anche su questo. Inoltre, io penso, vedendo i feedback di questo evento da chi gioca, si sono resi conto che non è un granché e hanno messo un'offerta di artefatti unici old school per camuffare un evento che è povero, e tutti l'avete capito, almeno quelli di trono più alto che giocano da più tempo in questo gioco. E non è interessante come le grandi sfide, per dire, di una volta, che quelli là erano unici, top, beh, bellissimi erano quelli di una volta, ma questo qui è proprio un nini nini nini. Io la cosa che a me piace di più da avere qui è tutta la skin del vichingo, quella la prenderò sicuro. Volevo prendere, per dire, la skin di Thor, ma se vedete le classifiche sono proprio no comment, nemmeno se tu spendi 500 euro di diamanti arriverai a prendere la skin, perché non lo so, non ne voglio nemmeno parlare perché ci sono rimasto male. Ma come si sa, ogni evento, quando ci sono queste skin, ci sono quelli che, come dicono, l'hanno più lungo del tuo, e quindi pace. Quindi scordatevi, io mi scorderò la skin di Thor. Però io potenzialmente, se arrivo a prendere il monte, che a me piace molto, lo prenderò, e se prendo l'artefatto, bene, se no amen per questo evento. Quindi, perché non mi piace, non mi piace, non mi piace.
come potete vedere, ho tradotto io, non è mia, ho aiutato in passato a realizzarla con screenshot e vari droni. Questa è una tabella presa dalla comunità del Prime di Discord, date a Cesare quel che è di Cesare, quindi vi dico che questa tabella proviene dal Prime, io l'ho tradotta e qui possiamo vedere una visione dei vari livelli di trono, quante corone ricevi in base al trono per ciascuna attività. C'è anche una tabella dove puoi vedere quanto costa comprare diamanti livello 1, 5, 15. Consiglio, non comprateli, il drop è scarso. Potete usare i diamanti per l'asinello di fine anno, quindi non comprate perché non ne vale la pena, ripeto, per la terza o quarta volta, non ricordo. Una triste notizia per i possessori dell'artefatto unico, il Corno del Terrore, che poteva essere acquistato nell'asinello tre asinelli fa, mi sembra, se non sbaglio, con i diamanti. È stato rielaborato, significa nerfato. Che cosa hanno combinato gli sviluppatori? Come sempre poi, il cooldown è stato aumentato da 6 a 10 secondi, quindi il tempo della prima attivazione è ora lo stesso di tutti gli altri artefatti, con la condizione di tanto in tanto. Quindi da ora in poi la sua efficacia dipende molto più dalla casualità del numero di bersagli colpiti, mentre prima si attivava prima degli altri, perché era 6 secondi, tutti gli altri sono 10 secondi, quindi questo artefatto era super potente perché si attivava prima degli altri e quindi tu facevi un botto di danno, un botto di danno, e era il migliore artefatto che c'era. Se usato bene, lo è ancora uno dei migliori artefatti, però l'hanno nerfato notevolmente e quindi se voi vedete una differenza nelle arene, che qualcosa nella vostra squadra è cambiato, è perché hanno modificato, come sempre, gli sviluppatori qualcosa di armatura, eccetera. Però l'ufficialità, che nessuno ve lo viene a dire, hanno nerfato il corno del terrore. Che a mio parere, questa cosa che loro devono fare sempre, nerfare gli artefatti che tu spendi soldi veri in diamanti, non è giusto. Io mi incazzerei. Io non lo possiedo, quindi posso dire amen, perché io so che fanno sempre questo lavoraccio di nerfarlo dopo 3 mesi, ti diverti 3 mesi e poi lo nerfano. Però il corno del terrore è uno dei top ancora, anche se la cosa che lo differenziava dagli altri artefatti, che lo rendeva potentissimo, era che si attivava in 6 secondi, non in 10. Quindi ogni volta che si attivava sempre prima degli altri e faceva un botto di danno, cioè era proprio un artefatto che chi possedeva questo artefatto con i 6 secondi sa di cosa sto parlando, se lo sapevo usare, ovviamente. Comunque, questa è la novità del nerf, di un nerf che si è scoperto con i player, perché nessuno ve lo viene a dire. Passiamo a parlare un pochettino del clan, del territorio del clan, del territorio del clan. Poco. Sto video è lungo, lo so, però ci tengo a dire determinate cose. Questa foto è una delle prime foto spoilerate prima dell'uscita del territorio del clan. Ora fermatevi a riflettere e pensare in questa foto. Parere mio è che, lo ripeto sempre, il territorio del clan è ancora in fase di costruzione e ci saranno tanti cambiamenti. Quindi video guida dei boss, chiamiamoli
che io vedo in giro, spagnoli, portoghesi, eccetera, che non sia nello specifico, a mio parere sono solo utili adesso. Ragazzi, adesso, perché ora metteranno altri tre boss, quindi li nerfano, hanno aumentato le vite, hanno fatto un casino per ora in questo inizio del territorio del clan. Non dico che nessuno deve fare le guide, perché sono utili al momento, però se tu devi preparare una squadra per quel determinato boss, spendere, farti il set rovina, l'assassino, eccetera, eccetera, questa cosa poi verrà sconvolta, quindi dovete ancora aspettare, aspettare, per me è l'unica cosa, dovete solo aspettare, perché probabilmente tra 2 settimane, 1 mese, quella squadra che voi utilizzerete per il boss non sarà più top, potente, capitami. Poi passiamo a vedere che le attività sono giornaliere e settimanali, come ho fatto il cerchio, no? Daily e weekly. Cosa significa? Che in questa foto, nello spoiler precedente, ci sono delle attività giornaliere e settimanali. Voi avete visto attività settimanali? No, io nemmeno. Io non li ho visti. Quindi, per questo vi dico, se andate a vedere gli spoiler precedenti e guardate cosa è oggi il territorio del clan, vedrete che tante cose non sono per come avevano spoilerato. Però questa foto io la guardo e dico, al momento hanno aperto solo 2 rioni, ne apriranno a gennaio o febbraio un altro rione, a gennaio potenzialmente lo apriranno un altro rione, quindi secondo me ci saranno delle attività settimanali. Poi ricordo, voglio dire pure questo, che c'è stato un casino con il cooldown di 4 ore e poi portato un'ora. Io sono favorevole a tenerlo aperto e ognuno può entrare e uscire. Attenzione, però, se voi andate a rivedere sempre gli spoiler miei o di altri, noterete che quando si parlava dei rioni, quartieri, eccetera, si diceva che i membri che saranno nei vari quartieri, rioni, avranno un ruolo specifico per una settimana, 2 settimane, bimestrile, vi ricordate? Andate a guardare e vedrete che ho ragione. Quindi ancora una volta vi dico che ci saranno cambiamenti. Chiudo al momento con questo di parlare del territorio del clan e passiamo a parlare di altro. Ok, il ciuchino, il donkey, non è uno spoiler o novità perché già girano video in rete, lo potevo mettere anch'io nel video spoiler dell'evento, ma ho preferito di no perché è una cosa alla volta, dai. Quindi abbiamo, qui ho riportato l'artefatto tradotto e le 4 skin per i collezionisti. Dell'artefatto vedremo appena uscirà i dettagli maggiori, ma per ora è un nì per me. Poi passiamo subito che ci sarà un nuovo contest per la prossima settimana. Il nuovo contest partirà da domani e durerà una settimana. Vi spiego che tipo di contest sarà. Il contest artefatti a tema natalizio. Le regole: il tuo progetto deve contenere e utilizzare quanto segue. Cosa? Deve essere a tema natalizio, utilizzare un modello di artefatto leggendario fornito con un'immagine del sottoscritto per completare il tuo design. Titolo dell'artefatto, sottotitolo dell'artefatto, come si attiva, la descrizione di come funziona, tempo di recupero, deve essere appropriato in linea di buon comportamento e comunità. Ad esempio, nessuna nudità, nessun odio in qualsiasi contesto religioso, interrazziale e omofobo, eccetera, eccetera. Qualsiasi cosa considerata offensiva verrà rimossa immediatamente. Verranno scartati copie di design già esistenti. Premiamo l'originalità degli italiani, degli italiani. Quindi ripeto ancora una volta questo, perché poi ci saranno i furbetti che prenderanno qualche design già
esistente. Non potete vincere. Perché? Ve lo spiegherò dopo. Tutti i vincitori verranno pubblicizzati su YouTube in uno dei miei video. Quindi, per favore, siete originali, comunità italiana, fate vedere alla giuria che valuterà i vostri design nel vostro design. Please, please, ve lo chiedo, please, non fare i furbetti, perché ci facciamo o fate figure di merda. Così, senza puntini sulla i. Questo sarà il vostro template dove da questa immagine potrete creare il vostro artefatto natalizio. Fate lo screenshot e da lì creerete il vostro artefatto originale. Da notare, il tuo design ovviamente non sarà presente nel gioco, questo è solo puro divertimento. Ci saranno 10 vincitori per 500 diamanti ciascuno. I vincitori saranno scelti da me e da una giuria di 5 persone che non fanno parte della comunità italiana, dei piani alti del gioco. Quindi, le iscrizioni chiudono alla mezzanotte del 26 dicembre 2020. Si aprirà dopo l'uscita di questo video. Supporto, vi auguro un Natale. Facciamo vedere noi comunità italiana la nostra creatività. Siamo italiani, quindi ho detto tutto. Fate del vostro meglio. Grazie a tutti, siamo alla chiusura finalmente. Vi ricordo di lasciare mi piace, iscrivervi al canale, commentare qui sotto. Vi ricordo che in questo video non ho fatto la distribuzione del video precedente dei 250 diamanti per 5 persone perché la mia idea è di fare domani, penso, un live dove vi farò vedere il mio game e apriremo insieme in live i bauli che ho da aprire e vedremo anche le offerte insieme. Quindi poi commentiamo, eccetera, eccetera. Ci divertiremo un po' a ridere sul mio game. Grazie ancora a tutti e ci vediamo al prossimo video o in live. Ciao!